Rambone. Eccoci in diretta, amici di RBE, in diretta con a gamba tesa, come si dice nel calcio. Giorgio Olmotti con noi, ciao. Ciao, ciao a tutti, bentrovato Claudio, bentrovati tutti. Bentrovato a te, Giorgio, qui su RBE. Allora, quando si parla di grandi storie, di epica, di racconti che ormai vanno nella mitologia, lo sport, Dorando Pietri, il maratoneta che fu spinto dai fan. Mentre dici maratoneta, dici già maratona, dici già una battaglia, dici già Filippide che corre ad Atene a dirgli abbiamo vinto, perché Milziade sconfigge i persiani, sono quattro gatti, quindi questa roba qui del mito. 42 km, 195 metri, la maratona, da lì insomma parte l'inizio dei racconti, sì. Chissà quanti ce ne sono stati anche prima, insomma. Sicuramente. Uno dei racconti legati allo sport e al potere del calcio che ci ha insegnato Osvaldo Soriano, per esempio. Grandi giornalisti come, io ho ricordo di Beppe Viola, di Brera, eccetera, insomma, questo si dice già, insomma, fa capire che ho i ricordi in bianco e nero. Ma detto questo, torniamo alle storie. Io ne ho una qua che mi ha colpito molto, che è Il Rifugiati Football Club, un libro di Warren St. John, Giorgio, che parla di una squadra di calcio formata da soli rifugiati, da persone rifugiate, e questo progetto di inclusione che partiva dallo sport. Quindi da qui l'assist che ti passo così di piatto, in verticale, insomma, che ci porta ad affrontare lo sport come motore per generare storie. No, non solo come motore per generare storie, lo sport è una possibilità data agli storici per leggere il tempo, no? Cioè, noi pensiamo a Bisanzio e i verdi blu, cioè l'ippodromo di Bisanzio si giocava le sorti della politica della città. Ragazzi, questa cosa ce la portiamo fino a Bartali e Coppi, ce la portiamo fino a tutte quelle di adesso, sta correndo il Giro d'Italia, a tutte quelle situazioni in cui puoi leggere il tempo. Penso alle partite di calcio tra partigiani e fascisti in Friuli, io arrivo da lì. Penso alle robe, c'è quella partita di calcio che poi passa alla storia tra i nazisti. Quella è una cosa che è successa davvero in Ucraina. Fuga per la vittoria. Sì, fuga per la vittoria. Silvestre Stallone, c'era Pelé in rovesciata. C'era tutto, c'era una serie di figure di riferimento, ma quella è quella narrazione che dicevi tu, che tiene conto del fatto che all'interno del calcio, pensiamo a Gigi Mironi qui a Torino, ci sono delle grandissime narrazioni. Assolutamente. C'è anche una narrazione che parla anche di riscatto. Lo sport è questo, certo. E anche questo è riscatto contro, diciamo, l'avversità, il destino, chiamiamolo come vogliamo. Ad esempio, c'era un giocatore del Brasile epico, quello di Pelé, eccetera, Garrincha, è un giocatore, certo, che a me ha sempre colpito. Lui, se ricordo bene, claudicava, aveva questo problema, però era una delle ali, è stata una delle ali dei volanti, come dicono in Argentina e in America Latina, più forti di tutti i tempi. E parte da qui la suggestione di Garrincha Edizioni, o editore, Garrincha Edizioni. Abbiamo con noi Giovanni Salomone. Giovanni, abbiamo preso il grande raccordo anulare, abbiamo introdotto questo tema parlando dalla maratona, dalla Grecia antica fino a Garrincha Edizioni, fino al vostro progetto editoriale. Buongiorno Giovanni, ben arrivato. Buongiorno, su RBE. Buongiorno, grazie per lo spazio, e avete fatto un'introduzione molto bella, devo dire la verità, perché dentro c'è buona parte dello spirito di Garrincha. Dicevi proprio bene, Garrincha aveva una gamba 6 cm più corta dell'altra, aveva la poliomielite e la spina dorsale completamente sghemma. Il medico disse a sua madre: guardate donna Maria, che vostro figlio non camminerà. Invece lui è diventato l'ala destra più forte della storia, ha giocato con Pelé e ha vinto 2 mondiali con Pelé, e adesso se vai in Brasile e chiedi di Pelé la gente si toglie il cappello, ma se chiedi di Garrincha la gente abbassa lo sguardo e piange. Che la storia di Garrincha è una storia davvero straordinaria, e noi abbiamo scelto di dare alla casa editrice questo nome per portare proprio nel nome l'idea che il calcio possa essere uno strumento per raccontare delle storie, che talvolta sono storie di riscatto, altre volte sono storie tragiche magari, altre volte sono storie che rimandano ad altre storie, no? Abbiamo parlato prima della partita tra nazisti e per esempio mi è venuta in mente un'altra partita, che è quella tra Unione Sovietica e Cile, che si sarebbe dovuta giocare ma non si giocò perché l'Unione Sovietica non andò in Cile da Pinochet, e il Cile giocò da solo
Pinochet imbastì questa farsa di questa partita. Ecco, Garrincha, diciamo che è questo la sua filosofia: non la cronaca ma l'atmosfera, non la cronaca ma la storia che c'è dietro una figura, e una delle collane si chiama Le Figurine. Posso? Proprio perché sia il formato che la centralità sulla figura di un calciatore come pretesto per poter poi raccontare a 360 gradi, quindi uscendo dal rettangolo di gioco. Ad esempio, guarda Giorgio, qui hai citato Meroni. Ho citato Meroni. Come una foglia in ottobre. Ecco, Meroni, Gigi Meroni, grande, insomma, indimenticato, è vivo nell'immaginario collettivo, Giovanni. Questo rimane, sono storie che si tramandano, non solo tifosi della squadra, in questo caso il Torino Calcio, ma anche altri tifosi, oltre la fede calcistica, perché sono personaggi che veramente diventano un mito, insomma, è un esempio. Ecco, sull'esempio magari possiamo anche così tirare un po' sul ciglio, il sopracciglio, però in realtà anche in questo fatto c'è il riscatto, c'è la voglia di essere altro, di essere nonostante. Certo, no, tu dicevi di Meroni, il quinto Beatles, no? Certo. C'è una vita completamente particolare, peraltro una vita e anche una morte molto tragica e molto particolare. Meroni si cuciva i vestiti da solo, si disegnava le cravatte, camminava con una gallina. Stavo per dirlo. E lui per esempio è stato lo strumento attraverso il quale noi abbiamo potuto parlare del 68, per esempio, perché lui era un figlio di quegli anni, certo. Era il gemello diverso di George Best, per dire. Quindi da storia si passa a storia, e Meroni ci ha consentito di raccontare un tempo, uno spazio, un clima, ecco appunto un'atmosfera. E quindi per esempio con Meroni noi abbiamo raggiunto in maniera perfetta il nostro obiettivo, che è quello di partire dalle gesta di un campione, perché era oggettivamente un giocatore sopra le righe anche in mezzo al campo, un'icona qui a Torino, però è stato anche uno che ha incarnato il suo tempo e ci consente di raccontarlo. E ogni figurina c'ha come obiettivo quello di aprire delle finestre, cioè se chi legge un libro di Garrincha dopo è indotto e stimolato ad aprirne un altro, allora Garrincha ha assolto il suo compito. Certo. Giorgio, secondo te come si può rinnovare questa mitologia? Ci sono rari, ma ci sono dei calciatori narratori. A me viene in mente Ezio Vendrame, che è un potentissimo narratore. È un narratore che esce un po' dalle righe, perché finisce per non raccontarti più il calcio, ti racconta le sue avventure amorose, che erano abbastanza... è un personaggio incredibile, tra l'altro pubblicato dai libri della Biblioteca dell'Immagine, che è proprio qui accanto a noi. Però in quel racconto lì un po' si perde l'idea del calcio, si perde fino a che non scopri che Ezio Vendrame, giocando tra il pubblico nei palchi, vede Piero Ciampi, un altro perdente, un cantautore livornese, e lui è amicissimo e quindi si ferma e lo saluta mentre sta attaccando, mentre sta portando la palla avanti. E questi racconti qui fanno qualcosa che è altro dal calcio, ma che è anche il calcio. Come rinnovare questo racconto? Come renderlo sempre nuovo? Faccio questa domanda sia a te, Giorgio, come scrittore, come narratore e come raccoglitore di storie, e te ovviamente, Giovanni, che tra l'altro sei l'autore della figurina dedicata a Ronaldo, il fenomeno. Come rinnovare questi racconti, questo mito, e soprattutto cosa ha di diverso figurine rispetto ad altri prodotti che riguardano, cioè, non è il primo libro, la prima collana dedicata a grandi figure dello sport. Ecco, che cosa differenziare, come rinnovare questa narrativa e questo mito? Chi vuole iniziare, Giorgio, secondo te? Ma rinnovare, io trovo che dalla notte dei tempi, lo dicevamo ieri, la narrazione in realtà si presenti sempre con le stesse caratteristiche. È una bestia mutante, ma perché mutano le condizioni, mutano i tempi, mutano le tecnologie, ma in realtà la narrazione è sempre lì, passa di traverso dal fumetto, dalla pubblicità, dalla fotografia, dal cinema, dalla canzone, arriva ai libri, arriva ai quadri, agli affreschi, ma la narrazione c'è adesso nei reel di TikTok, c'è, permane. Quindi io non so che forma altra dare alla narrazione, so che comunque il calcio pertinentemente è un grandissimo motore dei racconti. Giovanni? No, sono perfettamente d'accordo, la narrazione è in mezzo a noi anche se non la vediamo. Certo. Nel senso che il calcio è un
lo dicevamo prima, è uno strumento potentissimo di narrazione, perché è lo sport più popolare, quello più praticato, quello di cui si parla di più. Probabilmente il tentativo che stiamo provando a fare è quello di parlarne in un certo modo, e quindi oltre che di recuperare un certo tipo di storie, non scadendo nella nostalgia spicciola, diciamo nell'idea, certo, che prima, anche se lo confesso, le partite tutte alle 3 la domenica è una cosa alla quale, diciamo, tornerei piacevolmente. Peraltro dentro Ronaldo, la figurina che ho scritto, racconto proprio di come nasce la mia passione per il calcio, il pomeriggio alle 3 con la radiolina, con mio padre ad ascoltare le e quindi stimolando anche un'immaginazione, perché tu le immagini non le vedevi, e se poi dopo perdevi 90esimo minuto la domenica sportiva, tu fino alla partita successiva, sì, niente, non vabbè, però, e quindi recuperare queste storie e poi magari perdere un po' di tempo a cercarne di storie che ti consentano poi di riallacciarti alla realtà, perché poi ha un senso raccontare delle storie che siano passate, che siano presenti, se trovi un punto di caduta con quello che accade, se stai dentro la storia. Questa è l'idea, diciamo, di Garrincha. Quindi non la cronaca di quello che accade, e purtroppo questo lo dico, diciamo, con rammarico, però mi rendo conto che la letteratura calcistica adesso è molto ingolfata sulla cronaca di quello che accade, sull'esaltazione di chi vince e sulla sottolineatura delle imprese quando quelle portano ad una vittoria, e magari si perde di vista che l'impresa magari è una cosa che prescinde dalla vittoria o dalla sconfitta, qualcosa di più, ecco, come dicevi tu, no? Un po' come la narrazione, qualcosa che vale in sé, cioè quindi ha un valore assoluto e non, e quindi Garrincha, questo è il contributo che può cercare di dare, cioè recuperare delle storie, trovarne delle altre e calarle dentro il contesto reale. Gli autori e le autrici, non so se sono anche autrici, ma insomma, sì, chi ha scritto libri per Garrincha, tipo Figurina ad esempio, o quello che ho in mano io, Scudetto, in questo momento, che riguarda lo scudetto del Napoli con l'86-87, quello con Maradona per esempio, qua, tra l'altro dietro c'è tutta c'è la formazione di quella squadra vincente guidata da Bianchi. Bigoni il secondo. Ottavio Bianchi. Esatto. Volevo arrivare alla domanda, la domanda è questa: si può essere tifosi o si può anche narrare da fuori? Ecco, i narratori di Garrincha sono narratori tifosi o sono narratori che si pongono fuori dalla storia e la raccontano con uno sguardo più neutro possibile, non dico da cronista, ma hai capito cosa vuoi dire? Sì, sì, peraltro pure questa, interessantissima come domanda, però io piuttosto che di tifo parlerei di connessione sentimentale. Bello. Cioè nel senso che ci sono degli autori che sono in connessione sentimentale con quello che hanno scritto. Uno di questi è proprio Darwin Pastorini, che peraltro non ha scritto una figurina sulla squadra del suo cuore, ma sul giocatore probabilmente Garrincha, a cui è più legato, che è Garrincha, che è proprio la figurina numero uno. Ci sono degli autori che hanno scritto della loro squadra, per esempio c'è lo scudetto del Verona scritto da Matteo Fontana, che è un giornalista di scrittore di Verona, che l'ha vissuto, diciamo, in prima linea e che ne fa un racconto molto partecipato, e quindi appunto un racconto, non una cronaca. Poi invece ci sono tanti autori e autrici, anzi noi tra poco pubblicheremo anche la prima figurina su una calciatrice donna, Megan Rapinoe, la calciatrice americana, che un grande personaggio, una persona davvero da raccontare, e che verrà scritta da una donna. Ce ne sono altre che invece hanno seguito semplicemente il flusso della fascinazione, perché per le figurine, che è un formato appunto particolare, diciamo, io ho avuto compito facile come direttore, diciamo, editoriale di Garrincha, perché condivisa la filosofia, non la cronaca ma l'atmosfera, gli autori poi hanno avuto, insomma, libertà di espressione, nel senso che il taglio lo hanno scelto loro, appunto restando in un recinto piuttosto largo, e sono uscite fuori al momento 24 figurine che praticamente, diciamo, raccolgono uno spettro di storie, di atmosfere, di odori anche, molto variegato e molto suggestivo a mio avviso. Benissimo. Giorgio, quindi sì, il racconto passa anche da queste figure che si possono, certo, rinnovare? Passa anche da queste figure, ma quell'anche secondo me metterebbe alla prova un progetto editoriale meraviglioso come questo di Garrincha, per esempio, se nelle figurine, secondo me, ci fosse, non so, Alexis Lalas, ci fossero delle figure che come meteore sono arrivate. Il country, sono arrivate, sono dagli Stati Uniti. A Roma a dicembre ci sarà anche Alexis Lalas. Però, per dire, ci sta Chabun Kun.
però per dire, cioè quelli, cioè quelli che sono arrivati con una storia e poi ci sono, cioè il figlio di Gheddafi che doveva giocare per, no, con la Juve, cioè quelle figure col Perugia, cioè, Perugia, sì 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 sì, quella roba, cioè, lì, cioè riuscire a tirar fuori delle storie minime, no? Parlavamo di dottore Belli ieri. Posso fare proprio un piccolo Giovanni, prego. Le storie Iacovone, c'è una storia, diciamo, di una figurina, non so se è qui, credo di no. Iacovone Taranto, sì. Ed è stata, io lo conoscevo e ho chiesto proprio che venisse scritta, e l'ha scritta Pippo Russo, che è un grande autore, Nedo Ludi, insomma tante cose, ci ha scritto pure Baggio poi dopo, e però nella scrittura di Iacovone che io ho seguito, io ho scoperto un mondo. Cioè Iacovone a Taranto è come Maradona a Napoli, sì, anche per via della diciamo pure della triste vicenda che poi lo ha coinvolto e stava portando il Taranto in Serie A, poi lui muore tragicamente, il Taranto perde quell'occasione e in Serie A non ci arriva mai. Strumento di racconto della Taranto legata all'Ilva, e quindi la fabbrica, certo, che certo, entra nelle vite, si allarga la... Però Iacovone per esempio è una figura che si considera laterale nella storia del calcio, certo, no? Certo. Non è una meteora, ma non ha mai superato la Serie C. E quindi, però è una storia che è fortissima. Le storie vanno fuori dalla nozione della classifica, dello scudetto. Cioè, ci sono persone che hanno delle storie che vanno spese, vanno assolutamente spese. Forse un'altra sfida di Garrincha, ad esempio, come una casa editrice come la vostra, le figurine, forse riuscire a tendere la mano anche a chi dice che il calcio è mal calcio. In realtà ci sono storie meravigliose che potrebbero essere dette anche da chi, anzi, da chi non segue il calcio. Anzi, penso che il vostro pubblico, al pubblico a quelle puntate, possa riguardare anche questo tipo di lettori e lettrici. No, infatti, diciamo che se noi dobbiamo definirci come Garrincha, che cosa fate? Noi diciamo che diciamo non mancando di umiltà, non volendo essere, però diciamo facciamo letteratura calcistica, cioè nel senso che proviamo a mescolare la scrittura con il calcio. È ovvio che il calcio sia il nostro orizzonte, no? La nostra prospettiva, però ci interessa la scrittura, ci interessa la storia, ci interessa il contesto e ci interessa che appunto chi legge di Garrincha, adesso Garrincha esiste da 6 mesi, 5 mesi, quindi diciamo ci stiamo facendo conoscere, sì. Questo è il primo anno che siamo qui a Torino con uno stand autonomo, peraltro, perché noi siamo figli di Marotta e Cafiero, di Coppola Editore, che sono le nostre, e questi siamo stati insieme al salone a Napoli, a Torino, a Roma. Questa è la prima volta che Garrincha ha uno spazio tutto suo, e la pretesa è proprio quella che quando diciamo qualcuno prende in mano un libro di Garrincha sa che quello può essere il trampolino per poter poi andare oltre il calcio, restando legati chiaramente al gioco del calcio, ma magari ecco leggi Garrincha e poi dopo dici sai che fa, me lo compro questo di Soriano, perché penso che sia limitante, Giorgio, chiudere un racconto di questo tipo al calcio stesso. Certo. Abbiamo parlato prima, certo. Abbiamo sottolineato il ruolo sociale di certi personaggi. Se riusciamo a appassionarci in un romanzo alla vita delle mondine come alla vita del miliardario, certo, che sta a Miami, entriamo dentro il calcio, ma non per il calcio, entriamo dentro il calcio perché è lo scenario di una storia, e quindi io credo sia efficace prescindendo dalla predisposizione che abbiamo a stare alla radiolina alle 15, non c'è più, con tutte quelle voci che si alternavano, una roba lì incredibile. E poi c'era la persona, in chiusura, le persone, queste testimonianze meravigliose che escono ad esempio dalla collana figurine di Garrincha Edizioni. Noi salutiamo e ringraziamo Giovanni Salomone per essere stato grazie con noi. Grazie a voi, è stato molto piacevole. Ti auguriamo, ovviamente, auguriamo tanta bella strada a Garrincha. Giorgio, grazie per avermi accompagnato, sei stato complice in parole qui con noi su RBE. Spazio alla musica in breve, poi torneremo giusto per i saluti.